Bentrovati, un saluto a tutti gli ascoltatori. Siamo qui con Leonardo Rigo e Alberto Melotti della direzione territoriale Verona e Nord-Est di Banco BPM, partner ufficiale di Vinitaly Special Edition. Banco BPM è una banca del territorio. Com'è cambiato il suo ruolo prima e dopo la pandemia, dottor Rigo? Buongiorno. Banco BPM è da sempre una banca nella sua storia, quindi dalla provenienza da Banca Popolare di Verona, poi Banco Popolare, oggi Banco BPM, una banca fortemente vicina al settore primario, al settore vitivinicolo in particolare. Questo ruolo di vicinanza nei mesi peggiori della pandemia si è iniziato con un'attività di supporto, lo definirei emergenziale, alle esigenze dell'azienda, quindi interventi di liquidità, accompagnati quando possibile dalle garanzie che i decreti governativi avevano messo a disposizione del sistema bancario, interventi di sostegno del circolante, interventi di varia natura che potessero aiutare le imprese a superare un periodo molto complicato, un periodo che aveva proprio come caratteristica principale l'incertezza sul futuro. Oggi il ruolo è cambiato, grazie a Dio dalla pandemia stiamo uscendo, vi è tutta una serie di elementi che fanno ben sperare per una importante ripresa economica generale e anche del settore primario, del settore vitivinicolo, e il ruolo di una banca come Banco BPM è quello di essere a supporto a questo punto qua di piani di sviluppo, quindi la crescita sui mercati esteri, la crescita sui mercati interni, la crescita di dimensioni anche attraverso acquisizioni e fusioni, che nel mercato vitivinicolo sono chiaramente un elemento di complessità, ma anche un elemento di grande novità, i passaggi generazionali, tutti questi eventi che possiamo definire straordinari, ma che in realtà hanno aspetti molto ordinari nello sviluppo di un'azienda in cui una banca che ha le dimensioni di una banca nazionale, ma la vicinanza del territorio data dalle filiali, deve poter accompagnare le aziende clienti e le aziende prospect che possono diventare clienti in futuro. Ecco, come Banco BPM è al fianco di un settore, quello vitivinicolo, così importante e strategico per il territorio di Verona? A questa domanda preferisco che risponda Alberto Melotti, che in questi giorni mi sta sostituendo diventando il prossimo direttore territoriale di Verona e Nord-Est. Gli cedo molto volentieri la parola. Grazie. Leonardo Rigo, lei che cosa andrà a fare? Andrò come direttore generale Banca Litica, una banca del gruppo che segue in particolare il private e wealth management del nostro gruppo. E a loro buon lavoro. Grazie molto. Grazie Leonardo. Allora, intanto per me è un piacere, un ritorno a Verona, essendo un veronese, di nascita e dopo un'esperienza molto bella nel territorio della bassa Lombardia, quindi sono tornato a casa. Cosa fa oggi Banco BPM per il mondo, dell'agricoltura, in particolare nella fattispecie del mondo vitivinicolo? Noi, lo dicevo prima Leonardo, Banco BPM è nato da una serie di banche che hanno una tradizione popolare, quindi un forte radicamento sul territorio, e dove l'attenzione al mondo dell'agricoltura è sempre stato uno degli elementi fondanti della nostra attività. E quindi oggi la nostra forza, vorrei dire, dopo il periodo di grande crisi determinata dall'emergenza sanitaria del Covid, la ripartenza oggi è quella di essere a fianco delle aziende in tutte quelle che sono le loro esigenze. Ma io direi che proprio la nostra caratteristica, la nostra forza è quella di avere relazioni molto forti sui territori, conosciamo in profondità gli imprenditori, le famiglie degli imprenditori e soprattutto è la capacità di ascolto, perché ascoltare l'imprenditore vuol dire capire quelle che sono le sue esigenze e da lì poi utilizzare queste informazioni per strutturare i servizi che siano aderenti a quelli che sono i bisogni del settore. Porto un esempio molto semplice. Oggi, in questo momento in cui si sta ripartendo, sicuramente tutto il tema, visto che una parte preponderante della produzione vitivinicola dei nostri territori è destinata all'export, siamo vicini alle aziende con tutta una serie di gamme di servizi per il sostegno dell'estero, ma soprattutto per alcune denominazioni che prevedono degli affinamenti dei vini per alcuni anni, una delle esigenze che ci è stata manifestata e che abbiamo cercato
di supportare con dei finanziamenti sui magazzini, dei finanziamenti che non prevedessero lo spossessamento del bene, ma che utilizzassero le forme del privilegio speciale concesse dal quadro normativo per poter poi dare la liquidità e il finanziamento alle aziende per poter sostenere il circolante. Poi un altro esempio sono le nuove colture. Le nuove colture, sappiamo tutti che nel mondo dell'agricoltura, a differenza del settore industriale, abbiamo dei cicli che sono pluriennali. Un impianto vitivinicolo, dal momento dell'impianto al momento della prima produzione, mediamente passano 36 mesi. E quindi c'è necessità per l'azienda che sostiene questi investimenti, che sono investimenti di portata veramente importante, di avere quelle strutturazioni di operazioni che siano fuori dai canoni standard che magari sono tipici del settore o industriale o commerciale. Benissimo. Quindi attenzione al territorio, attenzione alle imprese, attenzione alle dinamiche delle imprese. Un saluto a tutti gli ascoltatori. Un ringraziamento a Leonardo Rigo e Alberto Melotti, direzione territoriale Verona e Nord-Est di Banco BPM, partner ufficiale di Vinitaly Special Edition. Grazie. A voi. Grazie. A voi.